Ciao a tutti, cari amici ed amiche, benvenuti a questa nuova video lezione in diretta per imparare insieme la meravigliosa e melodiosa lingua italiana. Mentre, come sempre, attendo la vostra partecipazione, gentilmente scrivete nella sezione dei commenti che potete ascoltarmi e che potete vedermi. Correttamente. Iniziamo con una domanda importante. Come state? Come va la giornata? Come vi sentite oggi? Per favore, scrivete nella sezione dei commenti. Come vi sentite? Vi sentite allegri? Vi sentite vitali? Vi sentite entusiasti? O vi sentite sereni, in pace, tranquilli? Oppure vi sentite un poco agitati, un poco stressati, un poco inquieti? Oppure vi sentite un poco tristi, malinconici, nostalgici? Allora ditemi come vi sentite oggi. Ciao Francesco, ciao Carlo, ciao Lorena, come state? Vi ricordo che questa sessione e dal vivo anche su YouTube, contemporaneamente su Facebook. Mi dice Sarai che si sente allegra. Marcio mi dice si sente felice. E voi come vi sentite? Tutto a posto, mi dice Antonella. Eliana molto bene. Tranquilla, mi dice Moni. Mi fa molto piacere che tutto vada bene. Felice Natalie. Ecco, anch'io mi sento molto bene. Grazie a Dio. È stata una giornata impegnativa, una giornata importante con tante situazioni. E Carlos dice: sto bene, ti ringrazio per questo video, sono felice che tu stia bene. Saluto anche Susanna che si sente felice e mi dice anche che si sente stanco. Francesco, che significa stanco? Ecco, stanco, spossato, sono dei sinonimi, affaticato, magari dopo una intensa giornata di lavoro. Ecco, chi sta lavorando in questo momento? Alzate la mano, levantare la mano, alzate la mano se state lavorando. Chi sta lavorando in questo momento di voi? Mi dice Lorena che Dio ti benedica, che Dio benedica anche te, mi dice anche un nostro amico che si sente bene e che sta bene. Benedizioni e mi danno già gli auguri di felice Natale. Ecco, tra poco sarà il Santo Natale, che cosa bella. Poi c'è anche Ligia che mi dice che è felice, felice di sentirmi bene, Anmari. E c'è qualcuno che mi scrive da Orvieto in Italia, che bello. Ciao a tutti! Allora, oggi ho preparato la continuazione della lezione anteriore, quindi da questo lato potete vedere c'è il secondo capitolo delle Meditazioni di Marco Aurelio. Allora io vorrei oggi leggerlo e poi magari diamo spazio ad alcune domande. Quindi preparate le vostre domande. Se avete domande, preguntas, scrivetele, poi io voglio certamente rispondervi. Mi dice Antonella: io non sto lavorando, non sto lavorando. Ecco, ve lo faccio vedere. Sono a letto per dormire. Quindi, Antonella, immagino che se stai per dormire, anche tu ti trovi in Europa come me. Poi c'è Veronica che mi dice: sono tranquilla, sto tranquilla. Ecco, potresti dire sono tranquilla e molto felice. Mi fa piacere. E poi mi dice qualcun altro, Patrizia, per esempio, mi dice: io sono in quarantena, mi dispiace molto, mi dispiace, ne sono rattristato. E purtroppo, significa lamentabilmente, quasi tutto il mondo è destinato a questa situazione politica. E allora mi dice che Dio ti benedica, Marco. Oh Marco, bello così, dice Elisabeth. Immagino che ti piaccia la lezione e ne sono contento. Poi mi dice: ecco, appunto, c'è Lauri che sta lavorando. Saluto Roxana, Mirta, Daniela, Patrizia. Patrizia addirittura è a Milano. E beh, ti capisco perfettamente perché in questo momento noi qui in Italia siamo tutti in una situazione
molto peculiare e molto specifica, cioè siamo, diciamo, arrestati nelle nostre case, una situazione realmente molto strana e che spero una situazione alla quale non ci abitueremo. Non bisogna abituarsi, no, 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 non hai che acostumbrarsi a questo, ok? La vita deve continuare, la vita deve fare il suo cammino, il suo corso. Dice Carlos, sono un attore, ma in questo momento non ho lavoro. No tengo, in italiano si dice non ho. Non ho lavoro. E poi c'è qualcun altro, anche Antonella, che è a Milano in Italia. Quindi molte persone si trovano in Italia. Ecco, la situazione in Lombardia è molto particolare e mi piacerebbe parlarne di più. Voi sapete che ne ho parlato molto in passato. La situazione particolare che vive il mondo è una situazione profetica. Comunque andiamo avanti e vorrei fare questa lettura. Beh, ringrazio Nidia, Adelina per i vostri messaggi. Mi dice Carla: sono a Lisbona, troppo freddo, ma va bene. E poi mi dice Ligia: ciao Marco, io sono felice di conoscerti. Anch'io sono molto felice di conoscervi. Oggi vi faccio leggere qualcosa. Ah, bueno, Johnson me dice, che è importante, già estamos en el nivel donde solo se parla italiano soy nuevo. Allora, no, Johnson, non ti preoccupare. Io parlo in italiano tentando di aiutarti nella comprensione. La capacità, la competenza di ascoltare la mia voce parlando ti permette poco a poco di assorbire la lingua italiana per assorbimento, come i bambini, come los niños. Entonces, de esta forma, vas aprendiendo poco a poco. Limito el español a las cosas de explicaciones más teóricas o algún concepto complicado para que tú puedas hacerte un baño en el idioma italiano. Es como un full immersion. Es como sumergirte. Quindi, immergersi nella lingua italiana, ok? Quindi non preoccuparti. Otra cosa, esta sí la digo en español muy rápidamente. Aquí, de hecho, para todos los nuevos y también aquellos que no son nuevos, está el enlace a marconisida.com, que es la web, mi web, en la que pueden suscribirse gratuitamente al video curso de italiano. Sí, con el simple clic en aquel web, en aquella web, marconisida.com, pueden poner su correo electrónico y van a recibir gratuitamente cada día un vídeo, una videolección, un correo donde hay un vídeo nuevo todos los días para que puedan seguir aprendiendo. Y de esta forma me van a seguir más rápidamente por aquí, porque aquí yo doy ya por sentado que ustedes están haciendo ese curso. Ese video curso ya lo hice con mucho amor, con mucho sacrificio, con mucha pedagogía y espero que lo vayan a estudiar porque es muy, muy bueno. Aquí, por favor, tómense hoy mismo o ahora mismo un momento, es 2 segundos. Van en marconisia.com, lo ponen ahí en el navegador y luego hay una opción, video curso gratuito italiano, le haces clic, pones tu correo electrónico y clic de nuevo para aceptar que lo recibes directamente a tu bandeja de entrada. Por favor, también revisar si por alguna razón se va algún tipo de bandeja de estas que hay sociales secundarias de las promociones, así. Y dígale en cambio que es importante el correo. Allora, grazie a Ximena, mio nonno mi dice, Anna, mio nonno, i miei nonni, es plurale, i miei nonni erano italiani. Comprendo sufficientemente, però non so scrivere la lingua. Ti saluto dal Mar di Plata. Non preoccuparti perché oggi facciamo proprio qui a sinistra una, diciamo, una lettura insieme, ok? Quindi saluto anche Jorge che mi scrive dal Messico ed altri dal Brasile, stanno imparando l'italiano. Saluto tutti. Allora iniziamo con questa lettura, va bene? Poi mi raccomando, voi fatemi le vostre domande. Allora, il libro secondo, tratto dalle meditazioni di Marco Aurelio. Sappiamo dalla lezione anteriore che Marco Aurelio era un importante imperatore romano che anche si dedicava alla scrittura filosofica e aveva raccolto
aveva raccolto una certa quantità di pensieri filosofici applicati alla vita. Lui partecipava con altre persone, con altri filosofi, alla corrente, al movimento culturale e filosofico appunto dello stoicismo. Ok? Sì, brava Elisabetta, esattamente lo che querías decir. Brava. Quindi, e ci ha offerto dal suo punto di vista alcune idee, alcuni suggerimenti, alcuni pensieri. Allora iniziamo la lettura. Al mattino comincia col dire a te stesso, alla mañana comienza col decir a ti mismo. Incontrerò un indiscreto, incontrerò un indiscreto, sarei una persona indiscreta. Incontrerò un ingrato, un prepotente. Un impostore, che significa un ingrato, un prepotente, un impostore. ¿Lo ven cuántas cosas son similares? ¿Lo ves cuántas cosas, cuántos adjetivos son similares? Quindi, de esta forma, con la lectura, van construyendo más vocabulario. Y dice, ah, o sea, que hay posibilidades que yo me exprese. A veces las palabras más complejas son las que más tienen similaridad entre un idioma y el otro, porque tienen directa descendencia del latín. Quindi, incontrerò un invidioso, un individualista, vedete, invidioso è invidioso, individualista, uguale. Il loro comportamento, su comportamento, deriva ogni volta dall'ignoranza di ciò che è bene e ciò che è male. Analizzate. Il loro comportamento deriva, su comportamento deriva, ogni volta, cada vez. Dall'ignoranza di ciò che è bene e ciò che è male, significa della ignoranza de aquello, ciò, aquello significa che es bien y de aquello che es male. Incredibilmente, come già l'altra volta abbiamo considerato, Marco Aurelio, che era pagano e non era cristiano, apparteneva a questa filosofia esistenziale dello stoicismo, ecco che era una filosofia anche in parte greca, oltre che romana. Oltre che romana, ecco, lui già prevedeva, immaginava che il bene e il male, come diciamo situazioni metafisiche, come qualità dell'esistenza, erano importanti. Cioè, tranquillamente accettava la presenza, la necessità metafisica del bene e del male. La modernità. Se ha olvidato questo, la modernità si è dimenticata, si è olvidato che esiste un bene e un male. Marco Aurelio lo sapeva molto chiaramente, a pesar di non essere cristiano e a pesar di essere praticamente un pagano. Entonces, eso es para que veamos como tanto, tanto de lo que está escrito, por ejemplo, en la Biblia, está prácticamente en el pensamiento milenario de muchas, muchas otras culturas. Quindi, il bene e il male. Quindi, il comportamento, diciamo, deriva ogni volta dall'ignoranza. Quindi l'ignoranza è un problema. Quanto a me, dice, poiché riflettendo sulla natura del bene e del male, significa quanto a me e in quanto a me, poiché, significa considerato che, riflettendo sulla natura, reflexionando, pensando sulla naturalezza del bene e del male, è concluito, ho concluso, che si tratta rispettivamente di ciò che è bello o brutto in senso morale, ha concluito, dice, è concluito che si tratta rispettivamente di aquello che è bello o feo in sentido morale. Quindi diciamo che Marco Aurelio, un imperatore romano, pagano, si pone la questione che il bene e il male sono rispettivamente questioni di tipo morale, quindi c'è un bene morale e c'è un male dal punto di vista morale. No todo es igual, non tutto è uguale. Quindi è interessante. Ecco, mi piacerebbe che qualcuno, si alguien desea, oggi mi gustaría dare spazio a una persona o massimo dos personas, però rapidito, sin che nos tardemos mucho en saludarnos, para poder hacer la lectura. Voy a darle rápidamente un enlace. Y los voy a publicar por aquí. Las primeras dos personas con una conexión que permita prácticamente participar, yo me gustaría hacerle leer aquí en directo conmigo para yo poderle ayudar a mejorar la fonética. ¿Ok? Quindi les he dado un enlace que les permite entrar a la directa
Con ese enlace ustedes pueden venir aquí, estar en directa conmigo y en vivo podrán participar y yo les ayudaré a leer esta carta, ¿ok? Quindi se aparecerá alguien y si Dios lo quiere, entonces las primeras dos personas con una buena conexión que se pueda realmente escuchar bien, entonces vamos haciendo esto. Ho concluso che si tratta rispettivamente di ciò che è bello o brutto in senso morale. E riflettendo, reflexionando, sulla natura di chi sbaglia, significa reflexionando sobre la naturaleza, natura, di chi sbaglia, de quién se equivoca, sbagliare. Sbagliare significa equivocarsi. In italiano si dice sbagliando si impara, equivocandosi uno apprende. Ho concluso che si tratta di un mio parente. Ho concluso e concluido che si tratta di un mio parente, di un mio parente, no? Di un parente mio. Esplica che vuol dire, no? Non perché derivi dallo stesso sangue, non perché derive del mismo sangue, o dallo stesso seme, o della misma semiente, no? Sta hablando proprio di genealogia. No somos hermanos de sangre, quiere decir, no somos hermanos en el sentido de que somos nacidos de la misma madre, ¿me entiende? Pero aquí ya, en su espíritu pagano, se refleja la regla áurea. Váyanse a buscar qué es la regla áurea. Quindi, la regola d'oro, la regola d'oro. ¿Cuál es la regola d'oro, ya en época pagana o en época precristiana? La regola morale di trattare il prossimo come tu vuoi essere trattato. Oppure non fare ad altri quello che non vuoi che ti facciano a te, che significa no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Quindi Marco Aurelio sta meditando su questa questione morale, sta già comprendendo che esistono persone lontane, lejanas, no? Lontane dal punto di vista genealogico, però vicine, cercanas, desde il punto di vista morale del corazon. Ok? E qui spiega, ma, significa però, in quanto compartecipe dell'intelletto, però in quanto compartecipe, perché compartimos todos este intelletto, e è di una particella divina, di una particola divina, ebbene, che significa entonces, por lo tanto, io non posso ricevere danno da nessuno di essi. Dice, io non puedo, io non posso ricevere, recibir danno de ninguno de ellos. E spiega perché. Perché nessuno potrà coinvolgermi, significa perché nadie, nessuno potrà coinvolgermi, potrà coinvolgermi, es proprio arrastrarmi, in turpitudini. Turpitudini, cos'è la turpitudine? Sería como malechanzas o turpitudini son como cosas negativas, ¿no? O malas conductas. E nemmeno posso adirarmi, y tampoco puedo adirarmi, es proprio ponerme enfadado, enfadarme, con un parente, né odiarlo con un parente, ni tampoco odiarlo. Vedete, né significa ni. Odiarlo. È incredibile, ma se voi analizzate questo testo, vi rendete conto, comprendete il motivo importante, essenziale, perché, per esempio, lo spirito cristiano è una naturale conseguenza di un'accumulazione, della rivelazione della divinità, della rivelazione di Dio, cioè la moralità, la presenza dell'amore, la presenza della giustizia, la presenza della verità sono questioni moralmente importanti, spiritualmente e filosoficamente importanti che già Marco Aurelio parlava di questioni simili al Vangelo, perché qui le sta dicendo claramente che non va a poter odiare ni siquiera un conocido o alguien que no conozca, sin importar que no sea su pariente, porque comparte con él la partícula divina del intelecto y de la presencia de Dios en las personas. Por lo tanto, somos todo parte
o hijos de Dios. Es una forma resumida, lo que luego el Evangelio lleva a su cumplimiento, a su perfección, en la perfecta humanidad divina de Cristo Jesús. Pero miren cómo es increíble, cómo todo esto estaba ya hirviendo, ¿no? Incluso las mentes paganas. Entonces, lo que quiero que las personas sepan, como yo, por ejemplo, tuve que entenderlo después de tantos años de ateísmo, de materialismo, de antirreligiosidad, es que nuestra cultura milenaria realmente fue como un caminar tantas caídas y luego levantarnos para llegar a cumplir esta capacidad metafísica, intelectual, psicológica y moral y metafísica de entender quiénes somos, a dónde vamos, y poco a poco entendemos que hay una fuerza espiritual que es el amor y que también se traduce en justicia, en verdad, etcétera, etcétera, que tenemos que, digamos, cumplir, porque así nos vamos a sentir partícipes de ese plan, de ese plan que es un plan de amor. Entonces él lo sabía en esto, ¿no? Y me gusta porque es una demostración importante de cultura, por nuestra parte que vamos estudiándolo en italiano. Ahora, si alguien no se va a conectar, porque me gustaría darle la posibilidad de participar con el enlace anterior, yo voy a seguir leyendo. Questo in particolare, lo leggo nuovamente, lo leggo nuovamente. Y antes de leerlo, por favor, en serio, suscríbanse a marconisida.com porque van a recibir el video curso gratuito italiano directamente al correo electrónico. Otra cosa, compartan por favor esta directa. Suscríbanse, por ejemplo, al canal de YouTube si no lo han hecho y activen la campanita para que sepan siempre cuando tengo estas directas, les llega la notificación. Y si pueden, y si les gusta, pónganle like y compártalo con otras personas en el muro. Lees un segundo, pero realmente imagínense un esfuerzo de una hora y media, 2 horas, ustedes solo 1 minuto de clic. Pero esto me ayuda y me motiva a seguir adelante con esto, porque sé que les gusta entonces. Allora. Mi dice Beatrice, mi dispiace, non ce la faccio con un telefonino, sarà un'altra volta con il computer. Hai ragione, effettivamente la possibilità di entrare in diretta con me oggi solamente funziona con un computer. Quindi è importante. Tu non preoccuparti, Ivana, vieni individuamente. Partecipa con frequenza e poco a poco imparerai l'italiano. Effettivamente è un periodo complicato, è un periodo complicato, complicato materialmente, ma complicato spiritualmente. Sappiamo che il mondo è in una situazione critica, ma non solo di tipo sanitaria. La questione è critica dal punto di vista spirituale, la politica persegue in occasioni anche la corruzione e la possibilità di mentire per organizzare la società in una nuova maniera. E quindi, Ivana, tu impara l'italiano, usa questo tempo per crescere spiritualmente, per crescere linguisticamente, per crescere umanamente. E comprendo che il periodo è complicato y si necesitas hablar de algo porque necesitas a lo mejor abrir tu corazón, puedes enviarme ahí mismo en Marco Nisida, puedes encontrar un correo electrónico mío y ahí también está mi número del WhatsApp. Sigo usando un número de WhatsApp español porque ahí todos me conocen con ese número de contacto para no cambiarlo. Y si puedo serte de ayuda con apoyo, y créeme que la oración ayuda mucho en esos casos, ¿ok? Porque sé que estarás un poco en complicación por lo que me dices. Y allora, mi dice, qué bello questo corso, Adriana, imparare italiano dal punto di vista della spiritualità, grazie. Poi mi dice Deb, ciao Marco, grazie per tutte le tue lezioni, ti seguo da 7 anni, è sempre molto bello e molto piacevole ascoltarti. Dio ti benedica anche a te, Dio ti benedica. Immagino che tu abbia potuto vedere la mia evoluzione nel tempo. Mi dice anche Ximena, mi sono sottoscritta al corso gratuito di italiano. Grazie mille Marco, spero questa volta di finirlo ed imparare a parlare fluidamente, fluentemente. Sì, la pratica fa il maestro. Quindi poco a poco possiamo imparare. Bisogna avere
Forza, forza d'animo, forza morale, carattere, eh? Le difficoltà sono una maniera per purificarci. Io personalmente sono testimone che la vita dura, in occasioni può creare forza, perché la forza nella mente, nel cuore, il cuore, no? Il cuore nello spirito. Per crescere è necessario fare uno sforzo. A volte la sofferenza purifica, in spagnolo si accrescienta, no? Ci rende più forti, ci fa crescere. Ciao Adrian, come stai? Mi fa tanto piacere. Ciao, abbraccio più grande, saluti dalla Plata. La Plata, come va? Come va in Argentina? E poi voglio salutare anche Carolina. Junior che voleva contattarmi, sì, è necessario farlo utilizzando un computer perché in questa maniera potete entrare nella chat. Allora, continuiamo con questa lettura. E por favor, dígame, lo quiero leer nuevamente con cierta esta parte aquí, ¿no? La quiero leer para que ustedes puedan entender. Así le hago también un ejercicio de fonética, la fluidez del idioma italiano. Y vamos a hacer esta cosa juntos. Escúchenme con mucha atención. Cuando ustedes escuchan mi voz, quiero que repitan conmigo, ¿ok? Vamos a hacerlo juntos. Por favor, quiero que lo hagamos juntos. Yo voy a leer esto, ya se lo he leído una vez. Me van a ver una línea por línea, pero quiero que ustedes, abriendo la boca en su propia casa, nadie los va a escuchar, solo ustedes. Pero así van practicando conmigo. Per esempio, io dico questa prima linea e ustedes la van immediatamente, me pauso e la van a ripetere conmigo. Come le salga non importa e seguimos adelante con la prossima, ok? Empecemos. Al mattino comincia col dire a te. Quindi, col dire a te stesso, incontrerò un indiscreto. Un ingrato, un prepotente, un impostore, un invidioso, un individualista. ¿Está repitiendo conmigo? Porque es importante, ¿eh? No me dejen solo con esto. Quiero que lo repitan, nadie le va a escuchar, pero van a practicar. Solo desde la práctica fonética se puede llegar a tener fluidez. Ok, continuamos. Il loro comportamento deriva ogni volta dall'ignoranza di ciò che è bene e ciò che è male. Quanto a me, poiché riflettendo sulla natura del bene e del male, ho concluso che si tratta rispettivamente di ciò che è bello o brutto in senso morale. E riflettendo sulla natura di chi sbaglia, sbaglia, ho concluso che si tratta di un mio parente. Non perché derivi dallo stesso, non è stesso, è stesso sangue o dallo stesso seme, ma in quanto
compartecipe dell'intelletto, le doppie consonanti, intelletto e di una particella divina, particella divina. Ebbene, io non posso, posso ricevere danno da nessuno, nessuno di essi. Vedete? Vedete quanto è importante? Essi, nessuno, essi, è importante, non è nessuno, 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 nessuno di essi. Perfetto, e sto mirando che mi dice, siamo con te, Beatrice. Sì, Adrián dice, Beatrice, Elizabeth, Claudia, muy bien, me alegro que lo estén haciendo. Me dice Laura también, Inma, sí, Ivana, repito, muy bien, esto es. Oh, me encantaría participar en la lectura. Non ti preoccupare, tu vas a participar como lo puedas, no, no, así mismo como lo estamos haciendo, tranquila, cuando tengas tiempo. Mi piace molto il tuo canale, dice Aaron, grazie per le classi, sono nuovo nel tuo canale. Ciao, Ses, un saluto, ciao Carolina, por favor, recuérdense activar la campanita y suscríbanse en el canal de YouTube y también compártanlo con otras personas en sus muros para que puedan aprender con nosotros. Ok, quindi, dicevamo. Perché nessuno potrà coinvolgermi. Quando una parola è complicata e ven che l'esfuerzo è demasiado, come una parola tan larga, non lo intenten hacer coin todo en una vez, pueden hacerlo coinvolgermi. ¿No? Es como si le pusieran una línea, coinvolgermi, inturpitudini, turpitudini, e nemmeno posso adirarmi con un parente né odiarlo. Ok, ahora quiero ver si realmente han estado atentos. ¿Qué significa la partícula ne en este caso? A ver quién se lo recuerda. ¿Qué significa la partícula ne en este caso en italiano? Quindi, yo posso dire, per esempio, non ho pane né acqua. ¿Qué significa? A ver si alguien me lo va a traducir. Hacemos un poco de ejercicio. Dale, así. Voy a parar un segundo aquí, un segundito, a ver si. Vamos a hacer un poco de ejercicio. Un segundo que voy a cambiar aquí la dinámica. Ok, adesso mi dovreste vedere un pochino. Oh, molto bravo. Abbiamo Ses che dice nes, ne, es, ni. E infatti adesso facciamo un po' di esercizio, così mi aiutate anche voi con la dinamica e facciamo un pochino di tutto, va bene? Allora, adesso vi faccio vedere questa parte. Un solo secondo che metto la grafica corretta, dopodiché ecco qua. Abbiamo adesso il nostro. Quindi, per esempio, non ho pane né acqua. Che significa questo? Traducetelo questo, tradurre questo. Bravi, ni. Veo che molta gente. Per esempio, Patrizia mi dice ni uno ni l'altro. In italiano possiamo dire né uno né l'altro. Brava, ottimo. Né uno né l'altro. Brava, molto bene. Mirta mi dice: no tengo pan ni agua. Ottimo. E ni odiarlo con referenza a lo che era antes. Perfetto. Ximena, Lauri, ottimo. Carlos, molto bene. Anche Raquel. Ok, non tengo panni, acqua, mi dice Carolina, Aaron, Ses, Sarai, ok, molto bravi, Jorge también. Allora, adesso, giusto per vedere se siete stati attenti, per esempio, non voglio adirarmi con te. Che significa questo? Non voglio adirarmi con te. Pensate, cosa può voler dire? Non voglio
Adirarmi con te. Che significa? Allora, vi do degli aiuti o già lo sapete? Perché l'abbiamo detto prima, vediamo. Adirarsi viene da ira, vedete? È una parola composta. Vedete quanto è bello il latino? Quindi, ad irar. Sì, ahora es más fácil. Che significa adirarsi? Viene da la parola. Vediamo chi lo dice. Ah, esto es difícil. Muy bien, Ximena es la primera. Muy bien, Ximena. Veo que estudias. No quiero enojarme contigo. Muy bien. Brava, anche Inma mi dice: No quiero enrabiarme contigo. Bravo, no quiero enojarme contigo. Muy bien, lo ha detto Marina, Sidel, Laura, Raquel. Molto bene. Anche abbiamo una persona. Oh, una persona dal Brasile. Sildel, come vai todo no Brasil? Tudo bem? Então, você também respondeu corretamente. Non quero brigar con você. Muito bem. Quindi esattamente, enojarme. Vedete, dal latino ira viene proprio dall'ira. C'è un'ira malvagia, cattiva, esiste anche un'ira santa della giustizia, no? No deseo enojarme contigo, mi serva. Molto bene. Salutiamo anche gli amici di YouTube che dice Monica, non no quiero enojarme contigo. Marcos, molto bene, molto bene. Allora, una cosa che abbiamo iniziato oggi, no, a dire rispetto ai sentimenti, no? Quindi esistono sentimenti come la felicità, la tristezza, l'allegria, l'infelicità, l'ira, la pace, la serenità, la tranquillità, la gioia, eccetera, no? Ecco, una domanda che vorrei farvi, anche per conoscervi, qual è il tipo emozione che vivi maggiormente nella tua vita. Ecco che, oppure potrei anche dirti come descriveresti il tuo carattere. Allora, queste domande ovviamente significano non mi sto molto cuidado, non mi sto riferendo a que las condiciones de la vida a lo mejor nos ponen en la situación de últimamente estar muy tristes o estar nervioso, porque si no lo sé, que vamos a responder todos, que es un momento desastroso de la humanidad. No, yo estoy intentando decir cuál es el tipo de emoción que vivi mayormente en la tu vida autoindotto, es decir, autoinducido, lo que tú intentas crear en tu vida, ¿no? Te hago un ejemplo, yo hoy podría haberme sentido mal, triste o muchas cosas que pasan por el mundo que bastante son complicadas, pero sin embargo decido tener fe y decido transformar lo malo en lo bueno, decido transformar algo que a lo mejor me pasa, a veces incluso les digo sinceramente, puedo ser incluso persecutado por tantas cosas, pero me lo pillo con fe, con esperanza, con fuerza, Entonces, lo que intentas hacer tú, ¿no? Quindi, la seconda domanda è come descriveresti il tuo carattere? Mucho cuidado, descriveresti, describirías. Estamos ya en el ámbito del condizionale. Non ho detto, come descrivi il tuo carattere, che è una corretta pregunta. Es come descrives tu carattere, tu personalità. Anche in italiano si può dire carattere o personalità. E dico, come descriveresti? Come lo descriverías? No? In sentito condizionale. Perché a veces non todos lo tenemos claro, no? Allora, mi dice Monica che si sente tipicamente contenta, felice. Poi Elba mi dice, qual es el tipo de emociones que vives mayormente en tu vida? Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es el tipo de emociones que vives mayormente en tu vida? Lo has perfectamente respondido. Brava, bravissima. E poi, per esempio, mi dice Beatriz, ottimista, malgrado tantissime cose. Bravissima, Beatriz. Quindi, effettivamente, è importante mantenersi ottimisti, positivi, ma non di una forma
irrazionale o insensato o indifferente, perque quando hay que decir las cosas hay que decirlas, sino que se trata de poder amar y de poder seguir intentando ser buenos, por lo menos intentarlo, porque nadie aquí es bueno, solo ahí arriba alguien es bueno, pero sin embargo intentamos proyectar la buena voluntad, la buena voluntad de intentarlo, ¿no? Quindi l'ottimismo, il desiderio di amare, il desiderio di mantenere la calma, mantenere la serenità, la tranquillità. E mi dice Carlos, per esempio, vedete quanti bei messaggi. Sono una persona di carattere buono. E poi mi dice Adriana, sono pacifica, sono agradecida. Agradecida è sono grata. Ecco, bravissima, grata. La gratitudine in italiano si dice grata, viene da gratitudine. Ok? Poi mi dice Claribel, io sono una persona tranquilla e mi piace la tranquillità. Sai, Claribel, in questo periodo della mia vita, apprezzo molto la tranquillità, la pace spirituale. Oh, fantastico, veramente. E poi mi dice Cela, mi dice tentando, trattando, in italiano è tentando di fare il meglio che posso. Di fare il meglio che posso. Vediamo come si dice in italiano. Cercando, trattando di fare il meglio che posso. Ottimo. Vediamo poi che mi dice. Io sono una donna di molta pace. E poi mi dice Adriana, come descriverias tuo carattere perfetto? Vediamo un attimino. Ecco, io sono molto felice e ho molta pace spirituale. Eleni mi dice, il buon umore che ho mi aiuta molto il tempo che abbiamo. Ok, sì, puoi dire, il buon umore che ho aiuta molto nel tempo che viviamo. Puoi dire così, guarda. Il buon umore che ho aiuta molto nel momento che viviamo, assolutamente, perché il buon umore che tengo aiuta molto nel momento che vivimos, perché è il buon umore che tiene, Seleni, non solo aiuta tu persona, la tua famiglia, sino che tu intorno, è realmente come un'energia che se, mira, non puoi dire certe parole, però apparentemente, según lo que nos cuenta, vivimos en un momento in cui hay cosas que se esparcen, ¿no? Eso nos cuentan. Entonces, es importante más que nunca intentar esparcir, digamos así, optimismo y fe sobrenatural y amor y justicia y verdad, porque si no, ni el buen humor nos va a salvar, ¿ok? Por eso es que me gusta muchísimo leer la Santa Biblia para alguien que no la conozca. Yo repito, he sido ateo, antirreligioso, una persona que fue de verdad un fuerte enemigo y persecutor, Dios me perdone, de los cristianos en el sentido ideológico, no creía. Y pues créeme que la Biblia tiene clarísimo un montón de cuestiones, propio a nivel humano, existencial, social, psicológico, histórico. Es una fuente inalcanzable de sabiduría. Tanto es que es complicado alcanzar la comprensión de esa sabiduría en una lectura cuando uno no está aún all'altura. Ecco, mi dice Ivana, un anno complicato. Un anno complicato. Sì, in tutto il mondo. Un anno complicato e cerco di stare bene malgrado le cose che presenta il giorno per giorno. Allora, considerate questo, malgrado, significa proprio a pesar, así lo saben, a pesar. Quindi a pesar si dice malgrado. Quindi per esempio, ho deciso di essere allegro e positivo malgrado, a pesar del malgrado, le situazioni complicate. Poi dice Zoraima, tentando, pueden utilizzare cercando, o tentando, ok? Cercando o tentando. E in italiano è stentando, no intentando, ok? Quindi
cercando di vivere con pace interiore, dedicandomi ad imparare le lingue e vivere l'amore dei miei figli e nipoti. L'amore dei figli è veramente una cosa eccezionale. L'amore della famiglia è una cosa eccezionale. Personalmente, voglio dirlo con sincerità, la famiglia è importantissima. La famiglia è importantissima. E l'amore è importantissimo. L'amore coniugale, la fedeltà, la fiducia. Che è la fiducia? A ver, vamos a scriverlo, no? Fiducia e confidenza. Ok? Poi, per esempio, la fedeltà. A ver, chi sa che è la fedeltà, no? La fedeltà è importante, molto importante. È l'unione che fa la forza. E brava, mi dice Patrizia. Un anno molto difficile e diverso, malgrado la situazione attuale. Sì, puoi dirlo così, un anno molto difficile e diverso, malgrado deverias usarlo igualmente che lo usa a pesare, no? Por lo tanto, si le pones el punto, no se entiende muy bien. Yo, por ejemplo, diría, mira, è stato un anno molto difficile e diverso, però, malgrado la situazione attuale, decido di essere forte, decido di essere positivo. Brava, Ximena dice fidelità e confianza. Anna, Veronica, Claribel, Slidell, dicono tutti correttamente appunto la fedeltà. La fedeltà è molto importante, certamente. E la fedeltà, come dice anche Pferd, Maribel, salutiamo a Maribel, è la prima volta che sono qui. Congratulazioni per il tuo italiano. Poi mi dice Aaron, sono empatico. Marcos, Monica, Carolina, mi parlano della tranquillità, dell'amore. Ecco, la fedeltà è un valore molto importante, però in questo periodo non viene compreso, ma è importante. Anche, ecco, mi dice Corina, la lealtà è anche una cosa importantissima, ecco, sì, c'è lealtà. Sono entrambi vocaboli italiani, eh? Lealtà, fedeltà, e in questa maniera si configura una corretta esecuzione dell'amore, perché l'amore non è parlare d'amore, no? Per esempio, quando uno è giovane, quando uno è joven, quando uno è molto giovane, tipicamente promette amore in italiano si dice a destra e a sinistra. Se lo vuoi. Vabbè, allora, guardate, quando uno è giovane, o dovrei dire molto giovane, quando uno è molto giovane, tende a promettere amore eterno a destra e sinistra. Ah, dígame si no es así. A ver, miremonos a los ojos con sinceridad. Ahora, cuando uno es muy joven, suele prometer amor eterno a derecha y izquierda. ¿Sí o no? A veces pasa. Pero no se hace con responsabilidad, no se hace con la verdad de las acciones. Porque no se hace luego con el compromiso, porque si fuera así, óyeme bien, tú que me escuchas, porque yo pensaba así, pensaba todo loquito, y no está bien, porque no es verdad. Porque si uno de verdad quisiera, ¿no? Esto del amor eterno, pues se va a casar. Sí, se va a comprometer en un matrimonio y hacer una familia, esto es. Pero no, ¿cuántas veces yo cuando era muy joven y muy tonto, debería decir, ¿no? Prometía cosas. Entonces, quindi mi dice, per esempio, Patricia, mi dice Patricia, l'amore non è solo parola. E no, brava. E poi mi dice, certo, anche in spagnolo. Poi mi dice, è molto interessante questa lezione. E assolutamente. Poi mi dice Cristina, speranza e fiducia nel futuro. Allora, vedete, questa è una frase che si dice proprio in italiano, quando uno è. Ops, che ho fatto? Vediamo se si vede ancora un attimino. Vabbè, l'avevo fatto molto bene all'inizio, poi l'ho toccato.
Ok, quando uno è molto giovane tende a promettere amore eterno a destra e a sinistra, ma quando uno poi diventa più maturo, comprende con la maturità spirituale, comprende che l'amore eterno significa azione, non parola, azione, sacrificio, fedeltà, lealtà, unione. E lottare insieme, che significa luchar juntos, no? Quindi sono molte cose importanti. Per esempio, che alegría una familia bien unida, donde el marido, la esposa, los hijos, todos juntos para el mismo propósito, que es un propósito de amor, de justicia, no? De vivir propio santamente en la alegría, en la comunión de ese amor que se ayuda uno con otro. Miren, que es una paz, es una gloria, es una dicha. Y se lo digo porque yo mismo no entendía del todo esas cosas anteriormente. Allora, dice, l'amore ha molta informazione da imparare. Quindi, bravo Carlos, l'amore ha molta informazione da insegnare, da insegnare. Sì, i ragazzi sono così. Oggi in dia, hasta los chicos de 60 años sono así, eso es el problema. Allora, vediamo cosa dice. Amore è un corno di giorno, non mangio e di notte non dormo. Allora, questo immagino, Vilma, che sia un detto popolare, e allora me lo puoi spiegare, così lo posso capire meglio. Zoraima mi dice, ecco qua, non solo stai insegnando l'italiano, stai evangelizzando. Che bello. Io spero, realmente, spero che queste cose che vi dico siano utili. Io ti ringrazio. Se puoi, fai una preghiera per me, che tanto ne ho bisogno. Allora, poi mi dice veramente così, perché ascolto, escuchar, veramente così, perché ascolto mio figlio che tutti i giorni mi dici che ama una ragazza e all'altro giorno mi dice che ama un'altra. Ok, muy bien, eso lo vamos a explicar. Claribel me dice, ¿verdaderamente es así? Porque escucha a mi hijo que todos los días me dice un día que ama una chica y al día siguiente me dice que ama otra. Claribel, yo he tenido la misma lamentable ejecución de manual, porque nos crece con esta ideología insensata a través de la televisión y la modernidad que un hombre, quién sabe qué tendría que estar haciendo, ¿no? Como si fuera un animalito, ¿no? Pero lamentablemente nos crecen y también muchas películas italianas, si te digo, como los italianos nos adoctrinan para ser Latin lover. ¿Qué es un Latin lover? Son personas que les gusta esto del enamoramiento y que tienes que ir por aquí y por allá. Quindi, infatti, l'italiano viene conosciuto nel mondo come tipicamente una persona che ama l'amore, che ama le donne, che ama la bella vita, che ama il romanticismo, che sa parlare, che sa sedurre. Però il problema è poi, nel senso pratico, perché le parole sono belle. La lingua italiana è musicale, la, e le rose sono rosse, però luego, al fin del día, chi ne sta contigo quando sta realmente soffrendo e necessita aiuta? O se marcia e se para irse con... Quindi queste cose sono importanti, ok? Oh, carina, ti ringrazio per essere qua, amice. Ciao Marco, un piacere. Che meraviglioso imparare questa bella lingua. È la prima volta che entro. Oh, sono molto felice che tu sia qui. Congratulazioni, congratulazioni. Mi dice Patrizia, innamorato uguale italiano. Sì, effettivamente, effettivamente. Ma io sono stato anche colpevole di questa idea, di questa, diciamo, ideologia collettiva, no? Perché è proprio una specie di questione culturale, no? Però la famiglia è veramente una cosa stupenda e da coltivare e da proteggere.
E poi mi dice, Rachel mi dice se io sono un prete. No, non sono un prete. Io sono semplicemente un povero, umile servitore del Signore Gesù Cristo. Io sono però una persona come te, come tutti. Sono sposato, sono felicemente sposato e ho una famiglia. E quindi non posso essere prete, non lo sono. Però amo l'insegnamento evangelico. E vediamo un attimino cosa mi dice su YouTube. Mi dice: Ciao Marco, come stai? Sto molto bene. È la prima volta che sono qui, anche Maribel, piacere di rivederti. Ok, avete risposto correttamente alle domande anteriori. Bravissimi a tutti, Maribel, Kevin, Belarion, Carolina, Rogelio, Ferd, molto bravi tutti quanti. Allora, quindi parlavamo appunto di questi concetti familiari. E poi mi dice Cristina, me has de reír con tus comentarios degli uomini italiani. Sì, l'idea di base è che per imparare la lingua italiana è anche importante la motivazione ed è anche importante poter sorridere. È importante poter sorridere. Che vuol dire sorridere? Sorridere è questo. Ridere è ha ha ha, quindi ridere e sorridere. Ridere e sorridere sono cose differenti, ok? A ver chi mi sa tradurre questa frase. Ridere e sorridere sono cose differenti. Intanto io leggo il messaggio di Elba che dice: L'amore è la cosa più bella del mondo. È vero, è vero. Oh, Moni dice: Io sono salesiana. Che bello, mi fa tanto piacere. Prega per me se puoi. Ecco, infatti, mi dice Adriano, certamente La Dolce Vita. Per esempio, chi ha visto il film La Dolce Vita? Allora ve lo scrivo. Oppure chi di voi o chi tra voi ha visto il film La Dolce Vita? Che significa? Chi tra voi, entre vosotros, ha visto la pellicola La Dolce Vita. Quindi La Dolce Vita è un film, oppure una pellicola, anche in italiano possiamo dire pellicola, quindi la pellicola, è un film di Federico Fellini, molto molto importante, e probabilmente le persone che lo hanno visto sanno. Mi dice Jacqueline, sì, io l'ho visto, Cristina lo ha visto. Oh, quante persone! Roxana dice: Reír y sonreír son cosas diferentes. Brava, Adrián, anche tu sei stato bravo. Claribel, Lidel, Cristina dice: sorridere, sonreír. Beatrice, brava Norma, Clau, molto bene. Ah, guardate che bello, guardate che aggiunta che fa. Patrizia dice: Ma sorridere con l'anima è molto bello, sorridere con l'anima. Infatti, nel Vangelo, per esempio, c'è scritto che l'occhio, la luce che c'è nell'occhio, gli occhi hanno una luce caratteristica che trasmette la luce interiore, cioè che trasmette un pochino anche l'amore o la luce che c'è nel cuore. Ed effettivamente in passato si diceva anche, lo dicevano le persone nella cultura pagana, e in generale si diceva che l'anima risiede nello sguardo, che gli occhi possono emanare, diciamo, parole di verità sullo stato dell'anima, no? Lo stato della propria anima. Quindi magari se si guarda profondamente attraverso gli occhi si può comprendere cosa vive l'anima veramente. C'è l'amice, bellissima, bellissima pellicola, un film italiano, Patrizia, molto molto bene tutti quanti, e molti ricorderanno La Fontana di Trevi. Ecco, vedete? Qui sotto, qui,
c'è la Fontana di Trevi, vedete? È molto molto bella. Poi c'è Lisette. Oh, Lisette, come stai? Quanto tempo, Lisette? Lisette è stata una mia studentessa tanto tempo fa e mi dice: io ho visto il film La Dolce Vita e mi è piaciuto molto. Abbiamo un saluto da fare importante. Dobbiamo salutare Alessio Catalfamo. Mi ha detto: salutami o vengo a casa tua. Allora dobbiamo salutarlo. Importante. Alessio, ciao. Maria dice: attraverso India. Brava, brava Maria. Lo scrivo perché sei stata molto brava. Ecco, dici: attraverso gli occhi. Si può, vedete, si scrive così, puoi e tu puedes. Quindi puoi dire si può vedere l'anima. Molto bene. Sería mediante o attraverso los ojos, se puede ver l'alma. Bravissima. Congratulazioni. E poi dice Monica, molto bella l'Italia. Aaron, Scienza. Lisette, Sirabel, Carolina, Sulemi, todos han respondido correttamente. Poi Raquel dice la scena del gatito, dice la scena del gatto. Ecco, mi dice Beatrice, l'ho vista parecchie volte la fontana di Trevi. Beatrice, l'hai vista personalmente? L'hai vista presenzialmente? Sei stata a Roma? A proposito, chi di voi è stato a Roma? Ecco, lo scrivo così anche voi potete partecipare. Chi di voi, che è una variante di quien entre vosotros, in questo caso, quien de vosotros, chi di voi è stato a Roma? Oppure chi di voi ha già visitato la Fontana di Trevi? Y dentro de poco tenemos que ir a dormir. ¿Por qué? Porque aquí son ya las 11 en Italia y claramente tengo que. Si no me cierran el grifo, ¿no? Si no voy a dormir, es muy tarde. Luego tengo que portarme bien, tengo que ir a dormir temprano. No se puede, sino. Allora, vediamo chi di voi ha già visitato la Fontana di Trevi, chi di voi è stato a Roma. Mi dice Mirtiala, io sono stata a Roma, bellissimo paese. Jacqueline ride. Fai bene a ridere, è vero, è vero. Patrizia è stata a Roma, io sono stata a Roma, Cristina, Lauri, Beatrice, la figlia di Raquel, Adriana, Clau. Patrizia, sì, Patrizia, a letto, devo andare a dormire. Sì, l'ho vista, Anna dice, ci sono stato Beatrice. Io sono stata a Roma, dice Lisette. Marco, sto molto bene, grazie a Dio. Grazie sempre, Marco. Un forte abbraccio anche a te, Lisette. Veramente è un grande piacere. Marisol è stata nel 2018. Chi di noi? No, nosotros no hablamos de vosotros. Però tienes que entender que no se trata de hablar de vosotros. Se io dico chi di voi, es porque ustedes son muchos. Quindi, lo che tu quieres decir. ¿Quién de ustedes, verdad? Tú dices, ¿quién de ustedes? En italiano tienes que decir, ¿quién de voi? Es importante, pero muy bien por decirlo. Quindi, en italiano, ya que existe el castellano latinoamericano, dice, ¿quién de ustedes? Noi diciamo, ¿quién de voi? Por lo tanto, si quieren entender cómo funciona en italiano, ya que el español un poquito agarra el castellano de España, agarra el latín, el voi, el vosotros. Non conosco l'Italia, dice Agustina, è il mio sogno e spero che veramente tu ci possa andare presto. Poi io sono stata a Roma nel 2018, bellissima Roma, dice Susanna, anche la Fontana di Trevi e Piazza Navona. Poi Claribel dice dobbiamo andare a dormire, assolutamente sì, dobbiamo andare a dormire. Io sono stata a Roma, mi dice Norma, sono stata e ho visitato la Fontana di Trevi, dice Silidel. Pure Adriana e Cristina, meravigliosa la Fontana di Trevi, ma molte persone, congratulazioni. E poi mi dice Jorge Rivero, io sono stato a Roma nell'anno 2000 per la GMG, giornata mondiale del giubileo, e nell'anno 2006 per il lavoro e nel 2011 anche.
Rogero mi dice: è tempo di dormire. Ciao Marco, è vero. Grazie mille per tutto. Ho visitato Roma, dice Sulemi, e anche Monica ha visto la Fontana di Trevi. Allora io vi chiedo una gentilezza: os voy a pedir una gentilezza, por favor, che mi aiuten praticamente con esta simple tarea. Por favor, quien aún no lo haya hecho y para que estéis más preparados la próxima vez que hacemos la directa, por favor, vayan ahora mismo en marconicido.com y suscríbanse si no lo han hecho al video curso italiano gratis. Es un momento, van en mi página web marconicido.com, hay un cuadradito donde escribe suscríbete al video curso gratuito italiano, clic aquí, tú le clicas, le pones tu correo electrónico y de inmediato pues aceptas la recepción del correo electrónico y todos los días prácticamente te envía un video y tú lo tienes en tu bandeja de entrada y entonces el video lo puedes ver todo día, un video nuevo, es un curso básico gratuito de italiano que puedes realmente, que puede permitirte aprender las situaciones básicas, cómo conversar, cómo expresarte en diferentes situaciones de la vida real en Italia y lo hice muy bueno, por lo tanto vas a aprender mucho. Y así me vas a seguir mucho mejor aquí, por favor, y compártelo con amigos y familiares. También está directa. Si aún no lo has hecho y quieres ayudarme con esto, es prácticamente un segundo. Compártelo en tu muro, compártelo en tu Facebook o en grupos que tienes de amigos, personas nostálgicas que quieren venir a Italia o quieren conocerla o quieren aprender un idioma. Mucha gente está medio triste en su casa por la situación actual. Podemos juntos pasar un buen momento de alegría, también de buenos, digamos así, de buenas enseñanzas espirituales y a la vez aprender italiano y tener un idioma nuevo y gozar de estas maravillosas oportunidades, incluso culturales, que a veces vamos aquí deslumbrando juntos, ¿ok? Allora, io conto su di voi, sería cuento con ustedes, e penso che sia arrivato il momento veramente di salutarci, perché io, che sono un diciamo, sono un po' vecchio, sto un poco viejo o no, però tengo che ir a dormire, devo andare a dormire, ok? Quindi io vi ringrazio tanto per la vostra gentile attenzione. Spero che veramente queste video dirette vi piacciono. Spero che vi divertiate insieme a me, che possiate imparare. Para que lo sepan, estoy usando el subjuntivo, possiate, no es, es puedan, ¿no? No es pueden, es puedan. Estoy usando el subjuntivo para que lo vean. Quindi, espero, porque ya les he enseñado y ya me voy, pero tengo que enseñárselo. Cuando yo uso verbos como espero, penso, etcétera, tengo que usar luego el subjuntivo. Quindi espero que vi sia piaciuta la lezione, ¿ok? Oppure espero che abbiate imparato molto. Significa, spero che os haya gustado la lección, espero que hayan, o che en español de España, que hayáis aprendido mucho. Ok? Buonanotte a tutti, vi ringrazio, saluto Jorge, buonanotte, grazie per questo momento, grazie a te. Ciao Carolina, benedizioni. Sì, l'ha detto, l'ho fatto, grazie. Marco, grazie per donare il tuo tempo al servizio di tutti, che Dio ti benedica, che Dio benedica e protegga tutti voi, vi ringrazio tanto. Dice Natalia, non sono stata a Roma nessuna volta, però mi piace tanto come suona la sua lingua. Ciao Marco, come stai? Sono Maria da Firenze. Oh, ciao Maria da Firenze. Buonanotte, mi dice Maria, sogni d'oro anche a voi. Zulemi non ha visitato Roma, Monica ha visto la Fontana di Trevi. E salutiamo tutti quanti. Ciao Roxana, grazie a te, che Dio ti benedica. Buonanotte Beatrice, ciao Cristina, grazie Marco, mi piace molto ascoltarti. Ciao Norma Liliana, come stai? Buonanotte, grazie mille. Sei grande Marco, te ammiro mucho. Gracias. Te lo agradezco de corazón. Yo te digo que hay alguien realmente grande, inmenso, diría, y está justo encima del todo, por encima de las nubes, más allá del cielo, y es quien me da la fuerza. Quindi, abbraccio, grazie mille, grazie per tutto. Me están haciendo preguntas particulares. Si tienen preguntas particulares, está también en la web marconicia.com, ahí para contactarme en el soporte y me envían un correo y si hay alguna
necesidad puntual o una pregunta que me quieren hacer, yo la respondo, porque respondo personalmente a todos los correos electrónicos. Por lo tanto, si tienen preguntas más puntuales. Ciao Marco, a domani. Marina, Veronica, buonanotte, che Dio ti benedica sempre. Se qualcuno può pregare per me, io accetto le vostre preghiere se volete, perché sono sempre tanto importanti per me. Claribel, abito a Milano, buonanotte in California, da Lauri, sono le 12 p.m. Ti ringrazio molto, io voglio andare, mi dice Andres, in Italia, però a vivere e stabilirmi lì. Ciao Carlos, grazie a voi, bravissimo, mi dice Marco, bravissimo, mille auguri, grazie a voi, buonanotte a tutti e vi ringrazio. Ciao Roxana, ciao Patrizia, mi dice dobbiamo farlo sempre, sono contenta di questa classe e mi fa piacere. Io non sono stata a Roma, ma mi piacerebbe andare qualche giorno molto presto, quando la situazione tornerà alla normalità. Ciao Cristina, ciao Sidel. Mi dice Sidel che ha lanciato una moneta alla Fontana di Trevi perché esiste la tradizione culturale che se tu fai così e lanci una moneta alle spalle, puoi tornare nuovamente in Italia. Allora io vi saluto a tutti, grazie, ci vediamo a tutti alla prossima volta, buonanotte, andiamo a dormire e ci vediamo possibilmente domani se Dio vuole. Grazie a tutti e un forte abbraccione. Ciao ciao, grazie per la vostra compagnia. Ciao ciao.